Proprio perché i dati ISTAT rappresentano una forte problematica rispetto a questo tema, perché abbiamo visto, no, che molto spesso ciò che è un suicidio viene collocato nei dati in maniera diversa, quindi c'è il rischio di una sottostima. Lo stesso errore si ripete tutti gli anni, certo. Per cui nel confronto degli anni c'è la verità, non nel singolo anno. Sicuramente, e tuttavia il dato nel complesso è sottostimato, rischia di essere sottostimato, quindi da questo punto di vista lì c'è una difficoltà. Un'ultima cosa che dico io, poi ci sono le altre, però un aspetto che volevo tenere presente è, sì è vero, la società ha avuto, come dire, atteggiamenti diversi rispetto al suicidio. C'è uno studio sociologico recente sentito dalla tentazione estrema, poi vorrei dire queste robe, non so, nell'antica Roma il suicidio veniva visto in maniera diversa che in epoca cristiana, no? E allo stesso modo, per esempio, esistono situazioni extra europee, extra occidentali, dove il suicidio viene vissuto in una maniera diversa. Per esempio, non so, la cerimonia del Sati in India, dove quando muore il marito era frequente possibile che la moglie a sua volta si suicidasse, no? E questo veniva considerato un elemento di grande onore, una scelta estremamente coraggiosa. Quindi c'era anche un contesto sociale che favoriva il suicidio. Trasversalmente però, a me è sempre sembrato, questa è un'opinione mia, a me è sempre sembrato che comunque si giocasse sulla faccenda della vergogna. Cioè anche, non so, laddove il suicidio viene favorito socialmente, no? Per esempio nelle cerimonie interessati, è vero che è un modo per sottrarsi alla vergogna, no? È un modo per riscattarsi. Questa dinamica mi sembra, anche nel suicidio nel suicidio bomba, quello degli attentatori islamici, no? C'è un elemento di sottrarsi alla vergogna, no? E mi sembra che passi attraverso tutte queste cose. Sì, qui più che il singolo, il trauma, no, dell'episodio in cui colei che dovrebbe garantire il massimo di costanza nel tempo e che ha come funzione quella di far passare la paura al bambino, non di aumentarla assumendo dei comportamenti che costituiscono il massimo di incostanza e la tendenza a sparire invece che la tendenza a confermare stabilmente la propria presenza. Ma al di là del singolo momento, io credo che possa essere importante, naturalmente non abbiamo un'esperienza quantitativamente così significativa da poter tirare fuori delle regole di carattere generale, però la relazione che il bambino ha con la malinconia, la tristezza, la depressione della mamma è uno dei principali fattori di rischio, quindi su questo non possiamo essere molto ottimisti. Poi, che la mamma che ha nel corso dell'infanzia del bambino realizzato un tentativo di suicidio possa, come dire, far diventare tutto questo una narrazione, farlo diventare una risorsa, ribaltando la gravità del proprio comportamento, che è quello di rubare la mamma al proprio figlio, che possa farlo diventare una risorsa, questo è anche possibile, quindi bisognerebbe entrare nel merito della singola situazione. Quanto agli aspetti estetici del suicidio, un'ultima parola, io penso che si possa sostenere questa rappresentazione qua del significato all'interno della patologia narcisistica, dell'ideale dell'io, dove il problema non è quello di riparare la colpa o di pagare il prezzo dei propri peccati, ma il problema è quello di ritrovare la bellezza, no? E ritrovare la dignità, ritrovare il valore, ritrovare la possibilità di rivendicare la bellezza del proprio sé. E allora
se il suicidio è una delle tante manovre che si effettuano all'interno della patologia narcisistica per uscire dal sentimento di vergogna, è chiaro che non viene compiuto in nome dell'etica ma in nome dell'estetica, e da questo punto di vista viene soggettivamente visto come un bel gesto. Nelle scuole dove siamo intervenuti dopo un suicidio di un adolescente, i coetanei, la cultura dei coetanei tendevano a ritenere inizialmente che il gesto suicidario del loro coetaneo fosse un bel gesto, perché è coraggioso, no? Perché lui sì che ha avuto il coraggio, eccetera, di andare fino in fondo, non come noi che fantastichiamo, parliamo, ma poi non facciamo niente di tutto questo. È proprio questa tendenza a leggere più gli aspetti eroici, narcisistici, comunicativi, anche vendicativi, riabilitativi, che deve diventare oggetto di elaborazione da parte di chi fa educazione, nel senso che si può benissimo celebrare un tristissimo funerale al proprio coetaneo caduto sulla strada della crescita, ma si può esecrare il gesto violento che non è stato condiviso, che ha azzerato il valore dell'amicizia e della condivisione. Quindi io tante volte sono andato in squadra e mi sembrava di riuscire a farla questa cosa. Dai, piangiamo tutti quanti assieme, facciamo tutti gli altarini che volete in memoria di questo ragazzo straordinario che ha condiviso l'epopea della crescita, eccetera, però facciamo, diciamo in coro che è stato un pirla a fare questo gesto, e perché l'ha fatto? Allora noi non contavamo niente e non potevamo telefonarci. E cosa ha fatto finta fino all'ultimo momento di farlo spiritoso, e poi invece si è suicidato. Il suicidio è una grandissima boiata. Come la... Purtroppo il tempo ovviamente è passato, non ho parole per ringraziare i nostri ospiti. Spero che questo incontro si possa ripetere. Grazie, grazie. Grazie. È stato bellissimo.